Signor segretario, due parole su questo primo maggio alla luce dei recenti accadimenti appunto del caso Cipriani qua a Ventimiglia. È un bruttissimo primo maggio. La situazione occupazionale in questo territorio si aggrava ulteriormente. Sappiamo benissimo la situazione dell'Agnesi, si aggiunge a questa situazione grave e ulteriori situazioni di crisi qui proprio nel territorio di Ventimiglia. Ci sono due aziende coinvolte, Cipriani e l'Ecofarma, e sono aziende che comunque hanno e occupano un numero consistente di lavoratori, almeno per quanto riguarda noi. Il numero di dipendenti attualmente coinvolti supera i 100, ricordiamo la Cipriani ha più o meno circa 70 dipendenti e l'Ecofarma una quarantina di dipendenti, quindi sono due aziende abbastanza importanti. Purtroppo c'è stato l'annuncio della decisione da parte della direzione di chiudere questi due stabilimenti. Noi stiamo cercando di affrontare la questione insieme ai lavoratori, abbiamo svolto le assemblee, nei prossimi giorni avremo degli incontri con le aziende interessate e vedremo se da parte loro c'è la disponibilità di gestire la cosa in un modo meno traumatico possibile per i lavoratori. Vedremo un po' strada facendo cosa succederà. Grazie. Purtroppo c'è questa situazione che aggrava ulteriormente i livelli occupazionali in questa provincia. Un primo maggio che qua nel Ponente, in particolare a Ventimiglia, ha diciamo un retrogusto un po' amaro per la situazione appunto della Cipriani, che segue il responsabile della FAIC della provincia. Sì, purtroppo è un primo maggio che va in tinta col tempo attuale, è nefasto, è brutto e non è proprio un giorno di festa purtroppo per i lavoratori. Qui nella nostra realtà imperiese purtroppo non saremo più alla cronaca solo per i fatti dell'Agnesi, ma purtroppo oggi si è aggiunto anche il tassello della Cipriani. Una crisi assurda, un fulmine a ciel sereno che ha colpito i lavoratori dell'azienda, in quanto l'azienda è positiva, è inutile, era una realtà forte della zona. Invece per un assetto, un cambiamento aziendale dai vertici è nata la necessità per loro di spostare l'intera produzione del gruppo nel sito principale di Carros nelle vicinanze di Nizza, con la conseguente chiusura della fabbrica. L'azienda ci ha comunicato, siamo solo all'inizio, ovviamente l'intenzione di prendersi, si spera, minimo un anno di tempo nel quale applicare gli ammortizzatori sociali per poi giungere alla chiusura dell'attività col possibile vaglio di trasferimento di parte dei dipendenti nel sito produttivo di Nizza. A breve dovremo avere un ulteriore incontro con l'azienda nel quale ci darà maggiori dettagli su come vorrà andare avanti con la strategia. Dopodiché abbiamo già avuto una prima riunione con gli operai nel quale è stata esposta gli ammortizzatori sociali. Sono stati messi a conoscenza dei mezzi che potremo usare al fine di salvaguardarli e a breve, come dicevo prima, avremo un incontro ulteriore con l'azienda che ci darà maggiori dettagli su quello che vorrà fare, in modo tale che quindi noi sindacati, tutte le sigle, in modo unitario dovremo unire le nostre forze, trovare la strategia migliore da applicare per salvaguardare i diritti dei lavoratori che sono oggigiorno in crisi e che vivono momenti di panico. Signor segretario, temi caldi oggi questo primo maggio a livello nazionale? Allora, oggi è il primo maggio, la festa del lavoro, siamo in questa piazza come in migliaia di piazze italiane per ricordare qualcosa di storico, ma per rilanciare proposte sull'odierno, sul contingente. L'occupazione per noi è uno dei problemi fondamentali che abbiamo di fronte. Noi abbiamo bisogno che riprenda il lavoro, che riprenda l'attività delle imprese e quindi abbiamo bisogno che questo governo, che il Parlamento attivino iniziative reali a sostegno del lavoro. Chiediamo di essere ascoltati, ma soprattutto chiediamo che le iniziative che questo governo prenda vadano veramente nell'interesse di rilanciare il mercato interno, che è l'unico modo per invertire la tendenza ancora rimarcata in questi giorni dai dati che vedono un aumento della disoccupazione e soprattutto della disoccupazione. E questo nonostante la legge che questo governo ha fatto, Jobs Act, sia entrato proprio a marzo in esercizio. Noi l'avevamo contestata, l'avevamo
dichiarato che in essa vi erano molti punti da essere rivisti e purtroppo i fatti ci danno ragione. Noi vorremmo che questo governo riuscisse con le proprie politiche ad ottenere risultati, perché in questo momento quello di cui ha bisogno questo paese è speranza per i giovani, ha quindi la riapertura di attività lavorative che possono realizzarsi esclusivamente rilanciando il mercato interno. Le imprese italiane che lavorano sui mercati esteri sono imprese di nicchia che riescono a mantenere occupazione e spazi nel mercato, ma non soddisfano i bisogni di lavoro che in questo paese c'è, in molte aree del paese, e la Liguria è una di quelle aree dove la sofferenza che emerge per il dato di disoccupazione è particolare. In pratica noi siamo un sud del nord e quindi abbiamo bisogno che tutte le istituzioni attivino iniziative sul territorio per favorire il lavoro. Io credo che dovrebbe esserci un grande patto tra lavoratori di rappresentanza delle imprese perché si creino le condizioni sul territorio per dare occupazione soprattutto ai giovani. Dobbiamo dare speranza e la speranza si dà con azioni concrete, con piccole cose ma che abbiano non l'effetto di un annuncio come ci abitua in questo momento Renzi, ma abbiano la possibilità di trasformarsi in cose concrete. Grazie.